Comincio subito chiedendole quanto è contento della vittoria e se è contento anche della prestazione. No, meglio risultato che prestazione, penso che dobbiamo fare meglio, a parte che è una squadra che prende pochi gol, ne fa pure pochi e si è visto. Noi forse primo tempo abbiamo fatto meglio sul piano tattico, secondo tempo peggio, ma dipendeva anche da dove soffiava vento. Ecco, io adesso... Prego. In più penso che ultime fasi del secondo tempo giochiamo con preoccupazione. Io penso che Pescara non si deve preoccupare, deve cercare di sviluppare il gioco e di giocare sempre per 90 minuti. Le faccio qualche domanda sulle scelte. La prima, se l'aspetta, immagino una domanda fuori Lescano. Ieri l'aveva fatto, non dico capire, ma comunque in conferenza aveva detto non è che se fai due gol devi giocare per forza, poi però è entrato e ha segnato, non so se adesso le gerarchie sono più chiare, soprattutto il cambio di Delle Monache dopo poco più di mezz'ora, che cosa è successo? Non è, per me è un ragazzo importante, ha delle qualità, ma oggi non le ha fatti vedere, nel senso in fase difensiva era messo sempre sbagliato, in fase offensiva ha sbagliato quello che c'era da sbagliare. Quindi. È fatto brutto? Quindi no, ma lui c'ha qualità e bisogna che riesce fuori, bisogna che gioca tranquillo. Oggi non lo è stato. E invece sulla scelta di Lescano fuori? Io volevo vedere Vergani per me in allenamento fa delle cose positive, gioca di più con la squadra e tecnicamente c'ha qualche cosa di più. Oggi come le è sembrato Vergani? Ebbene. Prima che poi ha preso la cappata, siccome si muoveva bene, noi poi non l'abbiamo sfruttato, anche se primo tempo penso che siamo entrati molte volte di più rispetto al secondo tempo. Faccio un'ultima domanda io, poi una da studio e lasciamo il tecnico Zeman. Forse un po' meglio dopo il primo quarto d'ora per tutta la partita la catena di destra con Rafià e Crescenzi che non quella di sinistra, d'accordo? Il problema è la catena Rafià Crescenzi, che Rafià ha fatto molto bene, ma bisogna poi che si capiscono due. Perfetto, messaggio chiaro. Domanda da parte da studio per Zeman, gliela giro io al tecnico. Beh, naturalmente la fa il suo ex allievo Fabio Ferraresi, ricordiamo che è stato allievo di Zeman nell'Avellino. Ex allievo Fabio Ferraresi. No, io il mister lo saluto, lo abbraccio, qua in studio spesso abbiamo parlato di Palmiero, che nella prima parte della stagione ha giocato poco e secondo me non bene, se lui è contento di averlo rimesso al centro di questo progetto, perché secondo me è fondamentale per il gioco che vuole il mister. Allora, Ferraresi che naturalmente la saluta e chiede di Palmiero, aveva fatto male in questa prima parte di stagione, è tornato lei e lo sta diciamo così rigenerando, è contento di Palmiero? Sì, io sono contento di Palmiero, nel senso che ha fatto seconda buona partita, è normale che lui dipende dai movimenti di altri che ci si muovono, se non ci si muovono nei tempi giusti, ebbene anche lui ne soffre.